Tragedia sfiorata a Lanciano e tanto spavento per una donna di Mozzagrogna. La sua auto è stata colpita da un palo dell'illuminazione pubblica mentre transitava in via Masciangelo. Caduto verosimilmente sotto la spinta del vento forte, il palo presenta evidenti segni di corrosione, come gli altri sette che l'amministrazione comunale ha fatto rimuovere il giorno dopo, a seguito di un sopralluogo dei tecnici della ditta affidataria del servizio dal 2017. Erano corrosi, riferisce l'assessore all'ambiente Tonia Paolucci, quindi sono stati sostituiti con quattro fari provvisori per illuminare in particolare la scuola d'Annunzio, il Palamasciangelo e l'ecoparco. Rimpallo di responsabilità in città tra l'attuale e la vecchia amministrazione. Da una parte il sindaco Filippo Paolini accusa l'allora giunta Pupillo di aver realizzato un'operazione totalmente sbagliata, non facendo sostituire i pali ma soltanto i corpi illuminati. Bisogna sottolineare che la precedente amministrazione, il centro-sinistra, hanno cambiato i corpi illuminati, ma non è stato cambiato nessun palo della luce. È stato fatto un investimento totalmente sbagliato, con un'operazione totalmente sbagliata, perché molti pali sono rovinati e sono stati cambiati soltanto i corpi illuminanti. Quindi, al di là delle polemiche esterne sulle quali spesso il centro-sinistra si diverte con striscioni vari, io penso che dovrebbero rendere conto ai cittadini. Ieri quella tragedia è stata sfiorata, grazie a Dio non è accaduto nulla, ma è accaduto non tanto per il vento, ma quanto perché la maggior parte dei pali sono stati lasciati quelli vecchi di oltre decine e decine di anni fa. Dall'altra, la replica di Progetto Lanciano, che parla di rivoluzione luminosa a LED, dice il segretario cittadino Carlo Recchioni, per mettere a norma il sistema ed evitare la dispersione luminosa. Furono anche sostituiti 150 pali, ricorda l'ex assessore al bilancio Recchioni, perché in cattive condizioni, mentre gli altri sono stati tecnicamente ritenuti idonei. Altre sostituzioni furono fatte nel 2020 e nel 2021. Sant'Amato invece resta ancora al buio, conclude la minoranza.